Ciro Verdoliva, manager della Napoli 1, che ha competenza anche sulla sanità a Capri e ovviamente essenzialmente sull'ospedale Capilupi, che rappresenta la priorità degli isolani. Secondo riunioni al Comune di Capri, tutti un po' sorpresi di questa determinazione che ha il direttore generale a seguire le cose che riguardano Capri, a risolverle, a incanalarle, a confrontarsi. Mi piace non farmele raccontare le cose, mi piace viverle in prima persona fin quando ci riesco, perché l'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro è un'azienda complessa, articolata, territorialmente grande, Napoli, l'isola di Capri con i comuni di Capri e Anacapri, con servizi clinico-assistenziali come appunto l'ospedale Capilupi, ma anche sociosanitari, quindi competenze importanti, non solo quelle della salute dei cittadini, ma competenze per la salute degli animali, per quanto riguarda i problemi delle dipendenze. Abbiamo tre case circondariali, carceri di Poggioreale, Secondigliano e Nisida, che rientrano nelle nostre competenze. È un impegno importante, ma non possiamo non far sentire puntualmente e periodicamente, anche con la nostra presenza, ai cittadini dell'isola di Capri il nostro impegno, la nostra determinazione a riconquistare la loro fiducia, offrendo loro dei nuovi servizi, consolidando quanto già di importante si faceva sull'isola e ascoltando soprattutto le esigenze di chi li rappresenta. Il confronto di stamane che abbiamo indirettamente ascoltato vede un tavolo di lavoro proficuo, comunque si fanno sempre passi in avanti. Sentiamo anche prima richiedere la necessità di un responsabile del Capilupi, responsabile dello stabilimento come d'altronde prevede il piano aziendale. Capri avrà finalmente un direttore di stabilimento che però non rimanga 5 o 6 mesi e vada via come è avvenuto con tutti i predecessori? Direi che l'isola di Capri ha innanzitutto un direttore generale che ha grande attenzione per l'isola. Ci sarà a brevissimo anche un referente, perché non possiamo garantire, anche per questioni proprio di distanza dell'isola e della difficoltà che magari si può avere in condizioni meteo avverse, ma sì, sentiamo anche noi l'esigenza di avere un referente qui. La riunione di oggi segue quella del 12 agosto. Ricordiamo tutti il perché quella riunione immediatamente fu convocata, per dare una risposta urgente alle condizioni di urgenza che si erano verificate su Capri in un momento delicato in cui l'iperafflusso delle presenze è fortissimo, in un momento delicato dove le preoccupazioni dei tanti attori coprotagonisti di quest'isola meravigliosa che tutto il mondo ci invidia ci ponevano. E quindi il 12 agosto siamo venuti qui, abbiamo svolto una riunione importante, ho apprezzato moltissimo la collaborazione, le idee vere, reali che sono state portate a quel tavolo, e ho accolto la richiesta dei sindaci delle città di Capri e Anacapri di costituire questo tavolo permanente per analizzare e risolvere i problemi legati al bisogno di salute dei cittadini dell'isola di Capri. Oggi la riunione è stata altrettanto concreta, siamo venuti qui già con delle soluzioni attuate, altri impegni abbiamo preso, ci siamo riaggiornati al 2 ottobre del 2019. Faremo una riunione ogni 2-3 settimane fino a quando non riusciremo ad apprezzare che quello che stiamo facendo ha incominciato a trovare una strada con un solco rispetto al quale non si può più debordare. Costa mani anche dei lavori di recupero dell'ala vecchia del Capilupi. Ci può dare qualche informazione in più? Proprio quest'oggi abbiamo presentato al Provveditorato Opere Pubbliche, col quale abbiamo sottoscritto una convenzione, la necessità di pubblicare la gara per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione di una ala dello stabilimento ospedaliero Capilupi. È una gara che riteniamo che entro un paio di mesi possa essere espletata per un importo complessivo di 1.740.000 euro, riguarda la ristrutturazione per dare la nuova area di dialisi, il nuovo collegamento al pronto soccorso, delle nuove aree di degenza, la nuova area per la somministrazione dei farmaci antiblastici. Riteniamo di poter iniziare i lavori all'inizio dell'anno e di completarli, spero almeno in parte, per la prossima estate. Grande preoccupazione degli isolani, ovviamente, che tra qualche settimana che si spegneranno le luci su quella che viene definito l'ombelico del mondo, cioè Capri, ci possa essere disattenzione dell'ASL
per i servizi offerti essenzialmente agli isolani. Che impegno prende in merito a questo? Cioè, avremo gli stessi servizi che abbiamo avuto quando lei è manager della Napoli 1 in estate e anche in inverno? Noi stiamo che non ci abbandoni praticamente. No, noi non possiamo abbandonare, anche perché basta che voi poi prendete una aliscafo, ci raggiungete su terraferma, ma non vi abbandoniamo, non è nel mio stile e non è soprattutto l'indirizzo del Presidente De Luca, il quale ha chiesto di dare a quest'ASL un nuovo momento di fiducia da parte dei cittadini, e visto che le competenze riguardano anche l'isola di Capri, lui chiaramente intendeva anche questo, anzi oggi ci ha trasferito il suo augurio affinché questo tavolo sia proficuo. Noi abbiamo la massima attenzione, abbiamo dato la seconda ambulanza, abbiamo visto i numeri di interventi che questa seconda ambulanza ha svolto dal mese di agosto ad oggi, circa 60, quindi questa doppia ambulanza è servita, i dati ci dicono questo, stiamo valutando di conservarla tutto l'anno, così come abbiamo valutato per esempio la conferma del servizio pomeridiano per il centro dialisi dell'ospedale Capilupi, stiamo verificando il numero di pazienti e certamente valuteremo, non so se tutti i pomeriggi della settimana o solo alcuni, ma abbiamo anche oggi dato la conferma che la pulizia dei PIC, che sono i cateteri venosi per i pazienti oncologici, verrà fatta da dopodomani sull'isola di Capri e per tutti i pomeriggi dell'anno, ogni venerdì pomeriggio, cosa che non è mai stata fatta perché i pazienti erano costretti ad andare su terraferma al distretto 27 del Vomero. Abbiamo implementato l'ambulatorio di ortopedia, l'ambulatorio di otorinolaringoiatria dalla prossima settimana, così come permetteremo ai cittadini capresi e anacapresi di poter avere la terapia marziale, che è una cosa importante per alcuni pazienti che soffrono di carenza di ferro. Devo dire, tante altre cose, tante piccole cose che erano emerse nella riunione del 12 agosto, piccole ma non banali per i cittadini, e che abbiamo voluto immediatamente accogliere e portare qui oggi la concretezza del nostro operato. Non abbandoniamo, dobbiamo solo valutare che le condizioni siano tali a che gli sforzi organizzativi ed economici che l'ASL deve fare siano effettivamente sostenibili. Prima si è parlato anche di comunicazione, molte volte i cittadini, lei parlava degli ambulatori adesso in questo momento, molte volte i cittadini non sanno neanche qual è il giorno, qual è il tipo di ambulatorio che c'è. Ci utilizzate anche noi, che saremmo felici che voi ci utilizzaste come giornale, come web tv, per informare, tipo il lunedì c'è questo, il martedì c'è questo, come si prenota, tutto gratuito. Abbiamo diversi giornali locali a Capri, potremmo essere tutti quanti alleati dell'ASL a comunicare ai nostri concittadini. Queste sono le alleanze che ci piacciono. Io la ringrazio specialmente per la gratuità del servizio, perché noi abbiamo la necessità di far pervenire ai cittadini la nostra comunicazione. Voglio ricordare che oltre al sito www.aslnapoli1centro.it c'è la nostra pagina Facebook ASL Napoli 1 Centro. C'è anche una casella di posta elettronica, segnalazione@aslnapoli1centro.it, per poter segnalare osservazioni, criticità, anche richieste di informazioni che non arrivano, ma io sposo completamente questa vostra disponibilità. Vogliamo comunicare ai cittadini tanti cambiamenti che sono in atto, sono veramente cambiamenti forti, sono veramente cambiamenti importanti. Oggi per esempio avevamo avuto la sollecitazione il 12 di agosto, oggi abbiamo confermato che su Capri da qualche giorno c'è una nuova incubatrice con tanto di ventilatore a bordo, con tanto di carrello, e quindi anche un eventuale parto improvviso può dare maggiore sicurezza al bambino, al nascituro, perché trova un'incubatrice che poi può essere portato su terraferma con grande attenzione al suo rischio di salute. Come per esempio oggi abbiamo certificato l'iniettore per il mezzo di contrasto, perché a Capri le TAC con mezzo di contrasto non si potevano eseguire nonostante la presenza dell'anestesista, così come oggi abbiamo confermato una cosa che abbiamo già fatto a giugno,
4 giorni di screening in piazza nell'ambito del progetto regionale Mi Voglio Bene. I sabato dello screening per capri saranno un martedì o un mercoledì, per anacapri saranno un giovedì o un venerdì, dove le donne, gli uomini capresi e anacapresi potranno, senza prenotazione e gratuitamente, sottoporsi agli screening per i tumori, per la donna la cervice uterina, la mammografia, per l'uomo e anche per la donna il cancro del colon retto, ma soprattutto nevoscopie, spirometrie, visite di rischio cardiologico, diabetologico. Saremo qui nelle giornate del 15, 16, 17, 18 di ottobre per dare questo servizio e soprattutto voglio sottolineare la possibilità di avere il mammografo sull'isola di Capri, così che le donne caprese e anacapresi possano avere la possibilità di eseguire la mammografia sull'isola senza doversi obbligatoriamente trasferire sulla terraferma. L'ultima cosa, la questione delle prenotazioni. Abbiamo appreso, a nostra sorpresa, che da 2 mesi esiste un'app per poter prenotare. Sì, noi abbiamo attivato da alcuni mesi un'app che permette al cittadino di prenotarsi attraverso il suo cellulare, che sia di qualsiasi marca, di qualsiasi tipologia, Android, iPhone, quello che è, senza nessun problema. Basta andare sulla nostra pagina di Facebook, lì ci sono i link, ci sono anche le spiegazioni, basta registrarsi e in questo modo ci si può prenotare, cambiare la data, sarà tutto in automatico, basta inserire una volta registrati il numero della ricetta della prescrizione e quel numero carica addirittura automaticamente tutti i dati necessari, quindi è un'app molto facile, è un'app alla quale vi invitiamo a vederla, soprattutto ad aderire e seguite la nostra pagina Facebook perché ci sono tante novità, l'ASL sta facendo tantissimo, anche su terraferma, anche cose che purtroppo non si possono portare in servizio sull'isola, possono essere invece di riferimento per i cittadini che venendo sulla città di Napoli possono acquisire dei servizi per i quali magari non ne sono neanche a conoscenza e che magari ritengono di dover andare fuori da Napoli o anche fuori dalla regione Campania. Noi abbiamo tante eccellenze, donne e uomini, professionisti della sanità che ogni giorno sono al servizio dei cittadini, anche quando a Buscan riescono a mantenere la loro fine servizio. Vi invito veramente a seguirci con attenzione. Allora ringraziamo, ci rivediamo il 2 ottobre, questa volta nella sala consigliare del Comune di Anacapri. Sì, ci saremo, ci saremo, grazie a voi per la grande attenzione e seguiteci. Grazie. Grazie.